Non lo sbaglio proprio. Grazie, vi posso rubare un piacere? Sono un Sì. giornalista, sono di Reggio Emilia, sono qua solo oggi. Mica. No, no, non fermatevi. Mi piacerebbe fare un video con voi per una famiglia atalantina. Ah, va senza inquadrare i piccoli perché sono molto piccoli. Ah, va bene. Come vi chiamate, Dove ragazzi? Andiamo? Riccardo E? e Tommaso. Giocate? Sì, sì, certo, giochiamo calcio. Nella stessa squadra. Nell'Atalanta? No, ah. Però giochiamo Che squadra? nel Credaro Calcio. Nel? Oratorio Credaro Calcio. Nel? Oratorio Credaro Calcio. Credaro? In un paesino. Credaro. Non l'ho mai sentito perché sono di Reggio Emilia. No, perché noi era solo una cosa tra paesi. Abitanti di Credaro? No, il Credaro è una frazione, un paese. No, è un paese. È un paese. Abitanti? Quanti? 2.000. Ah, ok. Boh. Ma venite abitualmente all'Atalanta? Tutte le domeniche. Come si chiama? Io? Lei. Sì. Dossi Valentina. No, no, mi bastava il nome Valentina. E lei invece? Claudio. Marito e moglie o diverso? No, marito e moglie. Sì. Oh, io davanti vi dicevo, una famiglia tipo, giovane. Cosa rappresenta l'Atalanta per i bergamaschi? Dove avete la macchina? Su. Ok. Io ce l'ho più vicina, allora arrivo fino alla mia automobile. Dico, cosa rappresenta l'Atalanta per i bergamaschi? Tutto. È un punto di riferimento e secondo me unisce tantissimi bergamaschi. Unisce tanti bergamaschi. Valentina, ma un bergamasco tiene anche una squadra per lo scudetto o solo l'Atalanta? Secondo me solo l'Atalanta. Veramente? Perché è proprio una cosa di cuore. Sì. Allora, io ho più anni. In qualunque modo vada. Alla mia età, alla loro età, 9 anni, quando ero a scuola. Passate di là con me? Di qua. Molto bene. Ah, quando andavo io a scuola avevo 10 compagni maschi, 2 atalantini, 4 milanisti, 4 juventini, 4 interisti. Adesso invece in una classe di 10-15 bambini riesci a trovare comunque 7-8 atalantini. Capito. C'è una cosa che prima non c'era. Proprio la cultura, forse anche proprio il fatto di avere una società sana. Proprio la cultura del territorio, no? Quello che stiamo dicendo. Ma i bergamaschi secondo me è come una religione. Sì, certo. Sì, ma qual è la nemica? Ho sentito un coro contro la Roma alla fine? No, di solito è Brescia, ma perché? Sì, no, certo. Ma fra... i rivali più grandi... Fra... Sì, scusate, fra Inter, Milan e Juve, qual è la squadra che è odiata e detestata di più dai bergamaschi? La Juve è bene a sentire allo stadio, la Juve. Certo. Come mai? Ma perché forse... secondo tutti è rubato un sacco. Penso anch'io. Meno male che c'è qualcuno che... Ma poi anche il fatto che... I ricchi, i potenti, quelli loro favoriti. Le tre grandi si possono permettere tutto quando invece le piccole come sono. No, ma scherzo. Sono tutte robe che io so a memoria. Sono tutte le mie robe. La Juve. Bravo, dica di come si chiama? La Juve è una roba. Tommaso. Che e loro, secondo me, sì? Non li pagano con i soldi, ma con i gratta e vinci. Questa è una bella teoria, simpatica. Che lavoro fa, Claudio? Sono un operaio. Settore? Guarda, noi gira tanto la gomma. La gomma. Gomma plastica. Valentina, automobili. Che lavoro fa? Io sono un commerciale, settore porti. Poi, io ho intervistato per il giornale di Sicilia, ha scritto Vittorio Feltri, che mi definì bergamaschi. Gente operosa, seria, si pensa al lavoro, è così? Sì. Però si pensa anche alle sigarette, nel caso di Claudio. Sì. Mi piace scherzare. E anche alla... mi scusi. Bevono molto i bergamaschi? Ma io non quelli bevo. No, no, non sì, lei. Quelli dello stadio. No, ma non lo stadio, in generale, sì. In generale, sì. Birra, superalcolici? Anche birra. Comunque noi siamo stati a Reggio Emilia adesso. Siamo stati a Sassuolo prima di campionato. Certo. E siamo stati 3 giorni a Campo Gagliano. A Magnagallo, no? A Campo Gagliano. All'hotel quale? Vabbè, non importa. Era appena fuori dalla... Voi siete venuti anche per l'Europa League a Reggio Emilia? No, perché ai tempi il bambino era piccolino. Certo. Io andavo allo stadio da ragazzo. L'anno scorso, più di un anno fa, alla festa del papà mi ha regalato i biglietti. Sono venuti per la prima volta tutti e tre. Okay. E lui si è acceso un fuoco peggio che in noi. Lui quale? Tommaso o Riccardo? Tommaso, perché Riccardo... è il nostro figlio, un amico. E lui, scusi, non mi capisco. Lui pensava, ma poi c'è noi a...
ci sta anche noia, la giocoliera, e invece mi si è acceso una passione che mi ha portato a diventare anche a me un calciatore. Bravo. Che ruolo gioca Tommaso? Attaccante. Ah, ma è bravo? La caruccia. Io ho cominciato da poco, solo da 2 mesi. Poi, la religione, dicevamo. Claudio, facciamo insieme il top 11 di ogni tempo dell'Atalanta. Anzi, scusi, perché un po' ho sentito, ma io sono arrivato tardi perché c'era colonna. Poi, ritirare l'accredito, tutte cose che mi distraggono perché non conoscevo lo stadio se non da fuori. Ero venuto per il Villarreal, ma per antipatia personale da parte di qualcuno, per le domande che faccio e per i video che faccio, e in teoria all'interno sono illeciti, diciamo che sono illeciti in particolare per me, che rappresento me stesso, e quindi ho perso tanto tempo. Ma la mia domanda è, anzi mi dia un istante che, anzi potrei tirare fuori l'altro telefono per fare il video del pullman del Sassuolo. Datemi un istante. Datemi un istante che lo faccio sempre in casa. Eccolo là. Beh, la mia domanda era i cori più gettonati, no? Non oggi, io vengo solo oggi, tornerò spero presto. Vengo per raccontare il colore, è stato bello perché sono potuto arrivare di sotto a me. A Reggio sono visto come un molestatore seriale, nel senso che per fare quello che faccio io ci vogliono tutte le... Poi la privacy, no, la privacy tocca i visi dei piccoli che sono troppo piccoli per YouTube. Uno, questo è un dato inconfutabile. Bellissime, tanti vanno allo stadio per farsi vedere e tante innamorate della propria immagine non vogliono farsi vedere dove capita perché vivono della bellezza. I cori più gettonati storicamente nella curva orobica, me li dite? Allora sono quasi tutti pro Atalanta. Secondo me abbiamo tanti cori e abbiamo anche molta fantasia. Quindi? Quali più brutti? No, anche quelli belli, anche senza cantarli, se me li... Bravo. Io sono qua, appoggio la roba. Dicono che hai cantato l'ultimo. Io sono... Questo secondo me è ancora più bello. Dai. Ti sogno tutta notte e penso, sai, a questa vita mia fatta solo di guai. Viaggiare per tutti gli anni seguendo te senza permessi e senza tessere. Poi torno a casa ancora, non so, vivo per amarti, non ti tradirò. E con il cuore in gola canterò per te. Ok, poi altri che non ho sentito stasera. Io sono arrivato da fuori alla mezz'ora. Sì, Bergamo, però alcuni... Noi cantiamo tutti insieme, Bergamo. Ottimo. Poi ragazzi, ancora il... altri cori, altre tonalità, altre curiosità. Noi veniamo perché è una passione per tutti e tre alla fine. Certo. Dedichiamo poco tempo al bambino entrambi, abbiamo poco tempo anche per noi ed è una cosa da fare in famiglia, noi la viviamo come invece andare al ristorante e andiamo all'Atalanta. Certo. Adesso però scappiamo perché abbiamo la macchina. Mi accennate degli altri cori? Non mi. Anche quello che fa. Atalanta. E si blocca. Bravo. Bene. Forza Atalanta! Poi? Forza, vinci per noi! Magica Atalanta! Forza Atalanta, Atalanta, ole. Questo è abbastanza normale. Qualcosa di più fantasioso, quello di prima era molto 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 elaborato, quello di... Gemellati con chi? Gemellati con chi? Gemellati con i bresciasuni. Che bravo, ni. Su? Maiali, bresciani, suni. Sì. Sì, ho intuito, ma non è così proprio matematico. Poi? Poi? Non ne possiamo più delle divise blu. No al calcio moderno, no alla Pay TV. Con te non dormo più, poi non ricordo più. Inquadro da metà in giù, senza il viso perché YouTube, giornalismo non è Instagram, non è social e ci sono... E altri cori, Tommaso poi vi lascio. Magica, lemon. Eh?
Lemo meno solo se meno giocare l'Atalanta. Sei la squadra del mio cuore, l'unico mio vero amore. Meno solo se. Meraviglioso. A Claudio, ma siete, lei è un ultra, un ex ultra? No. Andava. Ma sono sempre venuto allo stadio da piccolo, alla sua età, sì, con mio papà. Io andavo in curva perché per risparmiare, perché non avevamo i soldi. Lei va nella curva per scatenarsi? No, adesso andava. Noi andiamo in tribuna, sì, perché con i bambini piccoli. No, dico, quando lei andava, andava per risparmiare, no, o andava per l'atmosfera o per andavo insultare? Andavo per l'atmosfera, sì, non per insultare. A me non mi è piaciuto. Mi dice i cori, col Brescia, no? Cioè due cori invece irripetibili. I due cori più meno carini, gli Arimossi, non li cantano più? Non li cantano più, anche perché ormai col Brescia non lo... Dai, Brescia un po' che non col Palermo conto. Com'è? C'era Palermo, merda, terra bruciata, di fichi d'India e boschi popolata, o anche quella del Genoa. Ecco, bravo. Vede Valentina che non la inquadro, sono carina. Ho visto una puttana genuana. Si cacciava in figa un gran bastone e mentre lei godeva gridava le grifone. Questa va cantata con Genoa. Dai, credi? Ecco, quello che colpisce è la fantasia. Io sono abituato a quelli delle mie parti. Allora dicevano, Ballotta, tua moglie. Perché non finisco anche per... Poi è diventato il portiere della promozione in Serie A, oltre che del Brescia. Poi urlano. Tua mamma ha scritto che bello. Là scrivono invece... Là invece a Modena, è sempre Modena, ma la rivalità col Parma. Quindi dico, la mamma del modenese è sempre, no, è un poco puttana, lavora alla bruciata, che è il quartiere. Me ne fa altri due pittoreschi, Valentina? Valentina mi ha detto sì? Sì, Valentina, pittoreschi. Vede che non la inquadro, perché no, il senso è... Siccome vengo una volta e siccome dentro un giornalista, neanche pagando il biglietto, può racconto il colore e il costume attorno. E attorno nel senso quello che si può fare. Qualcos'altro di memorabile? Contro il Brescia non le viene in mente nulla. C'è solo quella che facciamo per mai tanti anni, che noi giochiamo contro il Brescia. E qual è? Quella che ha cantato il mio bambino prima. Qual è? Ah, e sì, ok. Chi... Ok, ok. Se no con l'altro che ha cantato stasera, non lo ricordo. E adesso scappiamo, che dobbiamo portare a casa. Mi regala la sciarpa? Oh, una no, sciarpa, questa qua, lei la ricompra. No, è questa qua, sai cosa do? Io l'avevo già gratis. No, questa qua, rubo quella 30 anni. Questo qua ho un ricordo. Uno, uno, due, sono due ricordi. Che cosa? Questa qua me l'ha regalato quando ho fatto i 18 anni. Questa lei? Qua, ah, è sua quella. Questa qua è la prima che ho comprato quando sono venuto a 15 anni allo stadio. Era da già solo. Qua, no? Sì, perché mio papà era morto e sono venuto da solo. Si chiamava il papà? Pietro. Faceva? Che lavoro faceva Pietro? Faceva muratore. E io venivo quando avevo la sua età con lui. Calcola che adesso ho 46 anni. Mi ha detto proprio Feltri che i bergamaschi tanti fanno i muratori in edilizia, insomma. Abbiamo costruito noi Milano. Grazie, Grazie, vorrei. Grazie. Sì, gliela faccio vedere. Aspetti che fermo.